Ciao Olivia, buongiorno a tutti quanti. Noi oggi ci troviamo a Monza, esattamente nel cinema Maestoso, uno dei cinema più avanzati tecnologicamente nella provincia lombarda. Intanto ci ha raggiunto il nostro primo ospite, che è il gestore di questo locale. Buongiorno. Buongiorno. Il signor Francesco Cardin. Da lei volevo sapere quali sono le novità appunto tecnologiche che avete adottato. Diciamo che di novità tecnologiche ce ne sono tante, però le più evidenti a portata del pubblico è la riproduzione sonora e la proiezione dell'immagine. Quindi a livello sonoro abbiamo introdotto lo spectral recording, che è un avanzamento di Dolby normale, quindi con maggior separazione delle frequenze. E a proposito di frequenze, al retroschermo abbiamo inserito delle casse dell'Electro Voice per dare tutte le frequenze udibili e non udibili all'interno del locale. Oltretutto stiamo installando dei nuovi schermi per dare maggior nitidezza all'immagine e per avere una proiezione più luminosa. Io la ringrazio molto, noi ora ci spostiamo proprio a proposito di proiezioni della cabina. Infatti oggi vogliamo parlarvi del formato delle pellicole. Quello che stiamo vedendo sono le immagini di un film degli anni 20, il Napoleon, proprio del regista francese Abel Gance, che rappresenta il primo tentativo di ingrandimento dello schermo allo scopo di rendere ancora più spettacolare il film. Da allora i tecnici e i registi hanno cercato soluzioni sempre più complesse. Ecco, intanto Olivia, sono riuscita a raggiungere dopo questa scalata la cabina di proiezione. Vi presento gli altri due nostri ospiti, che sono Paolo Veronese, buongiorno, che è costruttore dei proiettori 16 mm, e invece l'ingegner Riva della Cinemeccanica di Milano, costruttore dei proiettori a 35 mm. Buongiorno a tutti e due. Allora, siamo proprio con loro per parlare dell'evoluzione di questi formati. Ci possiamo anche servire di questo poster per vedere proprio insieme al signor Veronese qual è stata l'evoluzione per arrivare fino al 16 mm. Dunque, qui abbiamo una descrizione dei formati studiati, provati e collaudati dall'inizio della cinematografia sino ad oggi. Oggi siamo giunti ad una standardizzazione dei formati 8 mm, 16, 35 e 70, che sono il risultato di lunghissime prove, test, per soddisfare le esigenze del cliente nella spettacolarità della cinematografia. Parlando della fattispecie del 16 mm, che qua possiamo vedere a raffronto con gli altri formati, noteremo innanzitutto che quello che distingue i formati è la larghezza della pellicola e di conseguenza anche la superficie dell'immagine proiettata. La superficie dell'immagine proiettata, ricordiamo, dà la qualità dell'immagine finale sullo schermo. 16 mm è un formato che è stato definito nelle attuali dimensioni nel 1923 ad opera congiunta della Kodak e della Color Victor. Dopo molti usi e abusi in questi anni, il formato 16 mm ha oggi una sua dimensione più precisa in utilizzo di coppie lavoro. Naturalmente per i problemi economici, diciamo, soprattutto. Essenzialmente per i problemi economici, in quanto essendo una coppia più piccola del 35 e del 70, è una coppia che ha una qualità inferiore, però anche non dimentichiamolo, dei costi enormemente inferiori, delle dimensioni anche, dimensioni di ingombro più contenute. Questo consente l'utilizzo soprattutto per i documentari, dove sovente non abbiamo possibilità di spazio, possibilità di trasporto. Viene utilizzato dai musei, dagli eserciti o comunque dove occorra una coppia lavoro che possa girare molto, dare una buona qualità d'immagine, senza arrivare però alla grande proiezione sul grande schermo. È più pratica, quindi, diciamo, in poche parole. E invece passiamo al formato 35 mm che viene praticamente attualmente usato. Certo, il 35 è senza dubbio il formato più utilizzato, e direi nel 95% dei casi, in tutte le sale cinematografiche. Ha delle caratteristiche ben peculiari, di cui si può vedere chiaramente la qualità dell'immagine e la qualità del suono sono decisamente migliori rispetto a quelle che si possono ottenere con un 16 mm, e all'interno della larghezza 35 mm si riconoscono tre filoni, che sono quello dell'immagine standard, quello dell'immagine panoramica e dell'immagine scope. Questi filoni sono stati sviluppati dall'industria cinematografica per portare sempre di più l'immagine verso il pubblico, cioè per coinvolgerlo maggiormente allargando il campo visivo. Anche se ora vengono penalizzati invece della televisione, cioè ci capita di vedere, come vediamo in questo filmato, i film trasmessi in televisione compressi da queste bande nere sotto e sopra. Perché succede questo? Perché il formato televisivo è un formato abbastanza quadrato, per cui nel momento in cui vengono presentati dei vecchi film che hanno invece dei rapporti molto allungati, diventa necessario porre queste bande nere. È chiaro che l'industria cinematografica ha reagito ultimamente
facendo delle produzioni con dei formati molto prossimi a quello della televisione, proprio per eliminare questo motivo di fastidio durante la proiezione. Ecco, passiamo invece ora al formato 70 mm, che è questo che vediamo, che come possiamo constatare è più grande di tutti gli altri e veniva usato soprattutto negli anni 60. È stato poi abbandonato, ma è tornato ora in voga, diciamo così. Certo, abbiamo avuto questo ritorno perché l'industria cinematografica ha reagito a quello che è stato il miglioramento della qualità dell'industria elettronica con l'alta definizione, con nuovi mezzi che rendono l'immagine televisiva molto più efficace, e è ritornata a quelli che erano degli standard di eccellenza col 70 mm. Abbiamo degli esempi classici, veri film girati in 70 mm come Lawrence d'Arabia, di cui ne è stata presentata recentemente una riedizione, ci permettono di vedere Lawrence che appoggia il viso sulla sabbia e lo spettatore è in grado di contare 100.000 granelli di sabbia, cosa che col 35 non si può e cosa che col 16 si può ancora meno. Quindi aumenta sicuramente il lavoro per i truccatori, che dovranno maggiormente nascondere le rughe delle attrici. Naturalmente con questa così battuta direi di salutare i nostri ospiti di oggi, ringraziando tutti voi, augurando come sempre buon cinema a tutti. Arrivederci.